La prima Champions League di sitting volley femminile parla italiano. L'impresa è del Dream Volley Pisa, formazione ricca di giocatrici della nazionale. Marco Fantasia. Il Dream Volley Pisa regala all'Italia la prima Champions Cup della storia. Percorso netto per le ragazze allenate e guidate in campo da Eva Ceccatelli, che nel corso della manifestazione organizzata e giocata nel palazzetto di casa hanno superato in finale per 3-1 le slovene del Robust, già battute nella fase iniziale. Terzo gradino del podio per le ungheresi del Mosdul, quarte le polacche del Silesia. Siamo contentissimi, era una partita difficile, lo sapevamo. Siamo stracontente, ci hanno messo in alcuni momenti tantissimo in difficoltà, però siamo riusciti a rimetterci la testa, un po' di cattiveria, un po' di sana decisione e alla fine siamo riuscite a vincere. Un trionfo che si aggiunge a quelli già inanellati in patria con la conquista degli ultimi 4 scudetti e alle ottime prestazioni in maglia azzurra. Buona parte del roster di Pisa costituisce l'ossatura della nazionale, argento europeo e sesta alle Paralimpiadi. Dovevamo essere 6 squadre. E poi purtroppo la squadra ucraina di Kiev non è potuta venire, anche la Bosnia, però è stato comunque un bel torneo, un buon livello di sitting. Noi abbiamo la squadra che ha 5 atlete della nazionale italiana, quindi insomma il livello è stato molto buono. Nelle scorse settimane si è disputata anche la Champions maschile, 6° posto per i campani di Nola.